Sì, io la prima considerazione che vorrei fare, in ogni caso ringraziare il sottosegretario, anche rispetto a tutta una serie di valutazioni che bene o male portano la discussione in questi anni. Il tema del gioco è un tema, a mio avviso, che ha una serie di anche rilevanze, come veniva detto, sociali. E diventa, in questa analisi che è stata fatta, diventa importante capire i risvolti dell'attuale situazione, che è stata ben riportata, ma anche rispetto alle scelte, alle prossime scelte, evidenziare quali aspetti, su quali aspetti intervenire per limitare il più possibile una, diciamo, una malattia che si è diffusa, una situazione di, a livello sociale indicativa di una debolezza che le nostre comunità vivono. Nel senso che, a mio avviso, questo è proprio indicativo, quello che è avvenuto sul gioco d'azzardo, di una situazione di difficoltà sociale. Allora è giusto intervenire sul limitare la diffusione, ma anche come governo, come regioni, come comuni, capire come si può intervenire rispetto a queste difficoltà che si sono espresse e che vengono evidenziate con questa patologia. Nel senso che, vedendo qualche dato, leggevo qualche dato di una indagine da parte del giornale La Stampa, veniva riportato che circa il 41% delle famiglie dice che ha difficoltà a arrivare a fine mese con quello che guadagna. Allora, capire questa situazione come si riflette nella situazione economica delle famiglie. Io sono di un'associazione che al suo interno ha in particolare persone di una certa età e viene riportato da un'ulteriore indagine che abbiamo fatto che queste persone hanno una dipendenza rispetto al gioco che è 4 volte superiore rispetto a quella che è la media di patologia diffusa tra la gente. Allora, come rispetto a queste categorie che hanno una debolezza economica, che hanno una debolezza sociale, noi pensiamo di intervenire non solo limitando la presenza delle slot all'interno dei territori, ma anche vedendo appunto di ritornare a valorizzare una serie di presenze, di ruoli, di responsabilità, l'intervento degli stessi comuni, l'intervento appunto di tutta un'azione di prevenzione, di cultura, di valori rispetto a queste categorie, perché altrimenti si cercherà naturalmente di limitare, ma i risultati rischiano in ogni caso di essere limitati e poco incidenti rispetto ai problemi che poi venivano presentati. Grazie. Grazie a te.